progetto Emma, finanziato dal Fondo FAMI, ha avuto l'obiettivo principale di sviluppare i servizi di capacity building attraverso corsi formativi per il personale della pubblica amministrazione. Insieme all'Unione Pian del Bruscolo, ente capofila, hanno partecipato a questo progetto l'Università d'Urbino e la cooperativa sociale Il Labirinto. Sono stati formati 51 operatori, consentendo agli stessi di avere degli approcci positivi nei confronti dei migranti. È stato creato uno sportello antidiscriminazione che ha permesso di lavorare congiuntamente e mettere in rete le varie esperienze con benefici positivi per la comunità. Come Università di Urbino siamo riusciti attraverso il progetto FAMI Emma a sviluppare una sperimentazione pedagogica innovativa basata sul teatro a vocazione sociale o educativo inclusivo, come amiamo definirlo. Un progetto che ha coinvolto innanzitutto la scuola, ma anche operatori dal settore sociale, dal settore sanitario, fino anche alla polizia municipale. Come cooperativa Labirinto abbiamo focalizzato il nostro intervento su quello che era l'aspetto preponderante del progetto, che era un capacity building, ovvero un sostegno agli operatori pubblici del territorio per quanto riguarda il target specifico delle famiglie migranti. E inoltre abbiamo attivato una serie di servizi di prossimità anche con i beneficiari indiretti. Abbiamo attivato inoltre servizi di accompagnamento alle famiglie migranti in sostegno e in collaborazione con i servizi pubblici attraverso diverse attività come sostegno legale, abitativo e lavorativo. Siamo riusciti inoltre ad attivare laboratori all'interno di istituti scolastici del territorio ed abbiamo realizzato diversi incontri informativi in base ai bisogni emersi. Emma è un progetto finanziato dal Fondo FAMI, capofila l'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, che ha coinvolto diverse realtà del territorio, tra cui anche l'Università di Urbino. Proprio come assegnista in questa università io ho realizzato una mappatura dei servizi ad uso delle persone migranti sul territorio. Ho mappato circa 120 realtà che sono però risultate piuttosto disomogenee sul territorio e che necessiterebbero di un maggiore coordinamento. Il progetto Emma è un progetto importante finanziato dal Ministero degli Interni che include tutti i 7 comuni dell'ambito sociale e che ovviamente consente, diciamo, una inclusione di tutti coloro che sono immigrati nel rapporto con la pubblica amministrazione, una facilitazione nelle relazioni che noi riteniamo molto importante perché tutti quelli che vengono qua si sentono comunità. L'obiettivo del progetto è far diventare una comunità tutti i cittadini immigrati sia dall'Italia che dal resto del mondo.